La gestione della modulistica all'interno di studio, è davvero estremamente interessante e potente. Come anche abbiamo visto per quelle che sono le pratiche, noi possiamo andare a gestire la modulistica relativamente a una pratica già aperta oppure semplicemente creare da zero un nuovo modulo. Quindi possiamo partire da un cliente. Il solito abate Riccardo, andare nelle sue pratiche, aprire la sua pratica, selezionare il tab modulistica e all'interno sempre di questa zona andare ad aggiungere un modulo. Clicco aggiungi modulo e mi si apre un archivio. Oppure se voglio partire da zero, semplicemente posso cliccare su nuovo modulo e andare poi a selezionarlo. Anche qui la differenza sta nel fatto che partendo da clienti, io legherò la modulistica a un determinato cliente e a una determinata pratica. Nel caso in cui io dovessi partire direttamente da una nuova modulistica senza prima selezionare il cliente, questo modulo sarà slegato dai miei clienti. Partiamo ovviamente dalla dinamica che ci consente poi di tenere legate tutte le informazioni che poi è lo scopo di studio. Quindi parto dal mio cliente, vado nelle sue pratiche, doppio clic sulla pratica, vado nella zona moduli e clicco aggiungi modulo. Sono divisi i moduli in cartelle, quindi io apro la cartella e vedo quelli che ci sono e posso scegliere quello che mi interessa. C'è anche la nuova scia con tutte le nuove modulistiche. Catasto, contratti uso bollo, edilizia privata urbanistica, permessi di costruire, ce ne sono una serie come quelli privacy per incarico professionale, eccetera. Posso selezionarle molto velocemente uno, vediamo qual è la vera poi peculiarità di questa dinamica. Quindi mi prendo per esempio la scia, doppio clic e la cosa interessante è adesso diventa facilmente inseribile. Nei primi video abbiamo mostrato come caricare tecnici, imprese e eventualmente avere una rubrica degli uffici. Queste informazioni vengono inserite perché abitualmente un tecnico lavora con altri tecnici che conosce già o un determinato numero di imprese. E avere nell'archivio queste informazioni significa poi poter velocizzare quella che è la creazione delle modulistiche. Quindi il modulo adesso mi viene visualizzato nelle sue informazioni, quindi io posso selezionare il comune, effettuare una serie di check. Nei dati del titolare vedete che si ritrovano già, è possibile vedere che si ritrovano già i dati del cliente dal quale sono partito, così evito di andare a riscrivere delle informazioni. Dati della ditta o società eventuale, se c'è, posso selezionare un'impresa, quindi anziché scrivere se so che lavoro sempre con le solite imprese, io rapidamente mi seleziono l'impresa, ok, vado a inserire quelli che sono i dati, localizzazione dell'intervento, vabbè, qui devo andare a scrivere come in ogni pratica, quindi la gestione della modulistica in studio mi consente di velocizzare tutte quante quelle parti che diversamente diventerebbero noiose. Altri soggetti coinvolti, posso andare a selezionare altri clienti, per esempio Ercole Enrico e così via. Una volta che avrò completato quello che è il mio modulo, per esempio in imprese esecutrici, molto rapidamente seleziono l'impresa, se ce ne sono posso inserire anche una nuova impresa se non c'è quella che mi interessa. Una volta che ho concluso quello che è la compilazione, quello che è l'inserimento dei dati, passo alla compilazione del modulo. Quindi io clicco su compilo modulo e il modulo mi viene già visualizzato. Ovviamente qual è la forza di avere questo tipo di informazioni in questo modo? Che anche qui io posso continuare a scrivere, eventualmente ho dimenticato qualche dato. Salvo quello che è il mio modulo e torno, ovviamente questa modulistica, nel momento in cui io l'ho generata, se vado nelle opzioni documento, posso andare eventualmente a stamparla o salvarla in formato PDF se desidero. Torno nella pagina principale, torno alla mia pratica, quindi adesso all'interno della mia pratica, nella modulistica, io ho la scia che ho preparato per il mio cliente.
Ci sono dei vantaggi notevoli ad avere legata la modulistica a quello che è un archivio, a quelli che sono i clienti, perché domani mattina per il mio cliente Abate Riccardo, torniamo all'interno dei clienti, per il mio cliente Abate Riccardo io vado a effettuare una modifica, per esempio vado a dire che non è nato a Padova, è nato a Milano, ad esempio, quindi mi seleziono Milano, mi cambia il codice fiscale, salvo le modifiche. Chiaro, nel momento in cui io apro, riapro quello che è il mio archivio delle pratiche, doppio clic, mi vado a selezionare quella modulistica, la vado a riaprire, il sistema andrà a rilevare che c'è qualche modifica. Cioè mi dice, guarda che ci sono state effettuate delle modifiche sui dati anagrafici o fiscali, cosa vuoi fare? Vuoi riaprire quel documento modificando con i valori aggiornati oppure no? Se gli dico sì, ovviamente lui andrà a cambiare quelle che sono le informazioni che io ho inserito nei dati del titolare, quindi poi vado a comporre il modulo e me lo ritroverò con le informazioni, per esempio del codice fiscale, modificato secondo quello che ho poi cambiato. La modulistica ovviamente può essere gestita anche partendo da zero, cioè io non voglio legare un modulo a un cliente, arrivo qui e posso rapidamente creare una nuova modulistica, quindi nuovo modulo, scelgo il modulo che mi interessa, doppio clic e posso andarlo a compilare molto, molto velocemente. Anche qui posso sempre sfruttare quelli che sono le informazioni relative ai dati che ho in archivio, ma ovviamente questo modulo sarà... salviamo, diamogli una descrizione, lo chiamiamo antincendio di prova, ma questa modulistica ovviamente sarà slegata dal cliente, tant'è vero che se andiamo in archivio moduli possiamo vedere che il modulo scia è diciamo legato a nessuna pratica, invece la scia che ho creato è legata alla pratica progettazione della villetta di Abate eccetera, così come le altre pratiche che ci sono. Anche in questo archivio è possibile andare eventualmente ad effettuare delle ricerche.